Lui, l'autentico, inimitabile concorrente, è Lello Splendor! Forza a voi! Forza a voi! Forza a voi! Guardi, mezza faccelo! No, ragazzi, per favore, per favore, ragazzi, per favore, per favore. Oh, ma che fa? Guardi, che guardi. Qualche volta lo bacio di mezzo, lo scordo lo più. Sta perdendo la corda. Faccio qua la cuffia in mezzo a voi, scusa. Allora, guardi, sotto la curva, sotto la curva. Guardato, ma che fa? Ma per favore, ma per favore, basta! Scusa! Ma che scusa? Basta del capitano! Ho detto basta, non basta con la P, capito? Su. E non dica sì. Mezzo a voi le cignale, guarda, per favore. Scusate ragazzi, scusate. Allora, signor Lello Splendor. No, per favore. No, ragazzi. Il ragazzo gioca bene, il ragazzo gioca bene. Mi sento solo! Ma come sono? Tutta sta gente? Scusa! Allora, forza, qua! Non guardi, non dia fastidio alle ragazze! Heidi, ti sorridono e mo! Heidi, le gavette ti fanno! Ciao! Basta, adesso basta, veramente io mi sto alterando! Mi sto alterando, chi hai visto non è francese! No, ma non posso dire una parola io! Sì, non dica sì. Scusa. E neanche scusa. Sì. Se non lo spendo, io ho la sensazione. No, per favore, guarda. Sono bellissimo, Venga qua! Venga da qua! Che schifo! Ma venuto il latte ai ginocchi, scusa. Basta! Ma com'è che lei sa tutti questi cori da stare? Sono stato allo stadio della partita! Ah, ecco da dove prende tutte quelle. Ormai è diventato un tifoso doc. Doc. E quale partita è stata? Sono andato a vedere la Fiorentina! Domenica sono andato nella Fiorentina contro l'Udinese! Allora, voglio vedere se è vero. Voglio sentire. Risultato? 0-0 per la Fiorentina! Come 0-0 per la Fiorentina? Perché ho visto. Posso dire una cosa, quella. Benvenuti in casa Cecchi Cori. Sì. Va bene, di cosa vuoi? Di. Siccome hanno fatto in mezzo a voi la curva. Sì. La statua di Batistuta. Alla curva, in curva Fiesole hanno fatto una grande statua di Batistuta. Sì, allora. Se poteva fare quella di Baiano, è più piccino, non ci vado un cazzo io in mezzo alla curva. Guarda, non devo. No, per favore. No, ma che rudo! Io sono troppo italiano, te sei troppo marocchino, te lo. Calmo. Lei si mette la cuffia e risponda al cruciverbo. Allora, orizzontale o verticale? Inguinale! Buonasera. Allora, attenzione, la prima è molto facile. Se questa è facile, lei pensi un po', guardi. È molto facile, è mezzo a voi. Pensi a una serie di pittori, quello che realizzano, non so, Ligabue, Morandi. Sì, Tozzi, Nazionale Cantanti. No, intendo dire Toulouse-Lautrec. Sì. Van Gogh. Toulouse è un'altra cosa, Toulouse. Vabbè. Sì. Immagini cosa fanno questi pittori? Va bene, capito? Sì. Si appende al muro. Si appende al muro l'uomo ragno! Mazza voi! Lello Splendor! No, per favore! Ho visto Lello Splendor! Ho visto Lello Splendor! Mamma! Innamorato so! Mi sento, girare la testa! Basta, lei mi capisce? Segua le labiali, basta. Non faccia il labbrino. Non labbrino, mi ha dato una madonata uno. Allora, fermi voi, Fermi, o chi state, con me o con lui? Mezzo a voi! Scusa, buon andare a casa. Ma che casa, forza. Allora, questo è molto facile. Faccia riferimento, è bravo in geografia? Sì. No, ferme.
che fatica. Allora, guardi me. Viene a mollo? No! Senti, in Europa... Chi non salta? Carlo Conti, eh! Chi non salta? Carlo Conti, eh! Io ho la sensazione delle volte, guarda, scusatemi, voglio dire, io ho la sensazione che lei delle volte mi meleggi. Sì, sì. Io ho la sensazione... Oh! Ti do una polpatina. Vuoi un bacino? No, ma che dice? Scusa. Allora, in Europa. Sì. In Europa è la nazione più lunga. Sì. Più lunga. Vuoi ripetere la domanda? In Europa la nazione più lunga. L'Ungheria! L'Ungheria! Ultima definizione! Questo è facile! Lo dico io a lei! Io lo dico alla cignola in mezzo a voi! Scusi! Scusi, si vede le tonzille, signorina! C'ho un po' di ammate! Ma che dice? Ma questo è impazzito! C'ho le tonzille un po' di ammate! Ma non ci interessa! Scusa, scusa! Allora? Non arrabbiare, scusa! Simile allo scorfano! È simile allo scorfano!